Salve a tutti, in questo video vedremo una partita dell'ultimo turno del campionato italiano assoluto di scacchi e protagonisti della partita sono Axel Rombaldoni e Artem Gilevich. In particolare Rombaldoni è in testa al torneo con mezzo punto di vantaggio su Daniel Virni che però ai lui ha vinto la partita anche se con il nero veramente in modo veloce sorpassando Rombaldoni che quindi si trova a dover fare il risultato in questa partita contro Gilevic che certo non è l'ultimo arrivato nonostante sia soltanto maestro Fide è riuscito a dare del filo da torcere un po' a tutti specialmente nella prima parte del torneo rivelandosi quindi la sorpresa appunto dello stesso Ok, quindi preparatevi a vedere una partita piena di sconvolgimenti e capovolgimenti di fronte. Buona visione a tutti. Questa partita Gilevic gioca con il bianco, Rombaldoni con il nero. Si apre nel modo più tagliente, E4-C5, quindi difesa siciliana da parte di Rombaldoni che eh, nonostante tutto, nonostante il vantaggio di mezzo punto su tutti... Gioca una difesa molto aggressiva. A3 il bianco devia subito da varianti note, vuole probabilmente sorprendere il proprio avversario. Ehm, difatti, questa è fondamentalmente una perdita di tempo. Spingere un pedone laterale in apertura ehm, non ha molto senso, forse l'unica idea poteva essere in seguito. Spingere in B4 per togliere di mezzo questo fastidioso pedone. Difatti, la forza della siciliana è quella di poter tenere un controllo dal lato sulla casa D4 per evitare la spinta del bianco. Rombaldone continua con G6. Gilevich, altra mossa abbastanza strana, gioca H4. Ok, anche qui a volte si vedono questi tipi di mosse, specialmente nel gioco rapido. L'idea potrebbe essere quella di spingere in H5 per rompere la struttura pedonale sull'ala di re del nero, quindi impedendo l'arrocco corto e facendo magari rimanere un po' poco al sicuro il re avversario. Chiaramente, questa idea è anche atta a sviluppare velocemente la torre se riesce specialmente a aprire la colonna. Il problema, però, chiaramente il bianco ora non ha alcuna possibilità di arroccare corto. Rombaldoni risponde con H6. Qual è l'idea di questa mossa? In caso di H5 potrà spingere in G5 e l'avanzata di questo pedone sarà definitivamente bloccata. In questo modo però chiaramente il nero avrà anche le sue debolezze eventuali sull'ala di Re. Forse si poteva tentare di giocare subito a cavallo F6 al posto di H6. Questa mossa però può sembrare un pochino... Pericolosa perché il bianco ha a disposizione 5. ora questo cavallo dove va? Ehm, diciamo tornare indietro non se ne parla. Andrebbe mantenuto in qualche modo la difesa per evitare questa avanzata. Lo può giocare in H5. Dopodiché però dopo G4 il cavallo eh, è costretto a tornare in G7. Sembra che il bianco riesca a sfondare. Il problema però è che è poi una volta sfondato. Il re nero è ancora abbastanza sicuro al centro, mentre anche il re bianco avrà i suoi problemi essendo al centro, ora senza neanche più i pedoni sull'ala di re, tutti lontanissimi. Probabilmente sta meglio alla fine il nero. In ogni modo, H6 è una mossa decente, sicuramente. Il bianco continua con Alferes C4. Questo sviluppo classico, andando a puntare sulla casa F7, la più debole lo schieramento nero. Si continua con cavallo c6, importante perché evita la spinta e 5, quindi ne lo potrà in tranquillità giocare. Cavallo f6 dopo cavallo c3 non impedisce, quindi cavallo f6 lo si sviluppa. Ora mh, ci sono veramente più problemi per la casa h5. E qui il bianco continua in modo classico. Con d3, l'idea chiaramente è aprire la diagonale per l'ultimo alfiere rimasto da sviluppare. E qui Rombaldoni gioca. E 6. L'idea di questa mossa è non tanto una mossa di sviluppo perché l'alfiere campo scuro non aveva magari bisogno di questa diagonale, avendo già il fianchetto a disposizione, ma più che altro, magari quella di poter spingere in D5 addosso all'avversario, specialmente addosso a quest'alfiere che avrebbe problemi a rimanere in questa posizione quindi ne potrebbe aprire il centro in modo veloce, magari sfruttando il fatto che il bianco. Non può ancora arroccare immediatamente, forse si poteva giocare anche in modo più diciamo, tranquillo la spinta di 6 in modo da aprire la diagonale all'alfiere più chiuso, viceversa, con E6, l'alfiere per il momento rimane completamente al coperto. Ok, si prosegue con alfiere F4, sviluppo al pezzo avendo spinto in D3 in precedenza. E ora, effettivamente, forse D5 ci poteva anche stare. Però vediamo quali potevano essere le conseguenze. Perché dopo D5, chiaramente ci può stare il cambio. Il nero riprende, viene aperta la colonna E. L Alfiere è attaccato. Mh, si dovrà muovere in qualche modo. Ad esempio in B3. Dopodiché, il nero può pensare di giocare Alfiere D6. L'idea è quella di togliere di mezzo questo Alfiere che sta. Preoccupando il pedone a H6, il nero non può ancora arroccare proprio perché deve mantenere almeno per il momento la difesa di questo pedone con la torre. Eh, quindi un passo in più per poter arroccare. Se poi viene tolto di mezzo questo alfiere, il però, può difendere con la donna. L'alfiere viene cambiato e qui l'arroco corto, è effettivamente, è ancora possibile perché il nero si sì può perdere questo pedone ottiene un forte contro gioco dopo torre 8, il nero ha il completo controllo del centro a questo punto, anche se il bianco gioca cavallo G2 per mantenere la colonna chiusa, però c'è questa opzione, il nero parte all'attacco, minaccia anche di catturare questa alfiere e di distruggere la struttura pedonale del bianco sull'ala di donna, quindi sicuramente contro, grosso contro gioco per il nero per il pedone ceduto. Comunque Rombaldoni si mantiene più conservativo in questo caso e gioca viceversa D6. Quindi mantiene ancora il centro chiuso, dopodiché Cavallo G2 il bianco continua a svilupparsi. E qui A6, mossa abbastanza logica, a questo punto in qualche modo comunque il nero riesce a sfruttare la mala posizione di questa alfiere. Stavolta potrà spingere in B5, guadagnare un tempo e espandersi con un forte... Attacco pedonale sull'ala di donna. Gilevich sviluppa il cavallo in G3 e il nero risponde con Alfere G7 portando quindi l'Alfere in fianchetto come previsto. Ok, ancora Alfere A2 chiaramente anticipa la quasi inevitabile spinta B5 che viene comunque giocata. Effettivamente qui il nero direi che sta abbastanza bene in quanto ha struttura pedonale. Ora, un eventuale arrocco corto potrebbe essere in qualche modo sicuro, almeno per il momento. Eh, magari si potrebbe anche pensare di giocare H5 per consolidare, evitare ulteriori sorprese, visto che ora anche il cavallo bianco sta puntando a questa casa. Comunque, ben giocata Alfiere 3. Ancora una ritirata d'Alfiere, non ha questa mossa forse, tanti motivi anche perché. Questa spinta che si avrebbe fatto muovere l'alfere, ma avrebbe indebolito fortemente questa casa, comunque da qui, meno l'alfere guarda C5, evitando eventuali attacchi rapidi dei pedoni al centro. Torre B8, viene sviluppata la torre per favorire le spinte del pedone B, che potrebbe quindi, ora effettivamente, essere spinto in B4 per aprire la colonna e trovare anche gioco per la torre stessa. E ora allora F3, una manovra abbastanza interessante perché tra le mire del bianco c'è anche l'opportunità di poter giocare qui cavallo G4 attaccando l'alfiere, aprendo questa linea d'attacco sul cavallo, il che favorirebbe eventualmente anche l'avanzata del pedone B. Quindi F3 per bloccare questa iniziativa. Nero risponde con donna e 7, viene sviluppata la donna in qualche modo. Ancora non era probabilmente tempo di giocare la spinta B4 perché il bianco riprende di pedone. Torre per B4 viene minacciato questo pedone. Sembra buono l'attacco del nero, ma il bianco difende con donna C1, che tra l'altro contrattacca anche in H6. Ok, quindi invece di entrare in questa variante, Rombaldoni gioca. Donna E7 e ora Gilevich risponde con Re F2, una mossa abbastanza compromettente in qualche modo. Il bianco ora non può più arroccare, comunque il re si trova in una posizione abbastanza sicura. Ora, la cosa ottimale per il nero sarebbe un cambio di questo alfere campo scuro per poter poi dominare con l'alfere campo chiaro. Tra l'altro, dalla casa D4 potrebbe anche attaccare il re, dando scacco creando veramente scompiglio nelle difese. Comunque per prima cosa c'è da finire lo sviluppo, ancora da sviluppare questo alfiere che viene portato in D7, tanto per mantenere aperta questa colonna invece di averlo messo in B7. E ora un'altra iniziativa del bianco che gioca a donna D2. Chiaramente l'idea è attaccare questo punto. E questo in qualche modo potrebbe impedire al nero di arroccare corto la mossa finale per completare lo sviluppo infatti in caso di arrocco corto questo pedone potrebbe chiaramente cadere visto il doppio attacco ok rombaldoni quindi gioca a 5 sempre con l'idea di rinforzare questa eventuale spinta e ora torre a 1 l'attacco del bianco sembra spostarsi verso il centro particolare questa colonna pericolosa in quanto c'è sia donna che re avversario se venisse aperta potrebbero essere dei problemi quindi chiaramente spinte di questo tipo sono veramente proibite a questo punto per il nero che comunque gioca B4 secondo i piani la difesa da due pedoni più cavallo e torre ok il pedone viene cambiato aveva, stava minacciando il cavallo il nero riprende minaccia il cavallo Okay. Questo si deve quindi spostare possibilmente verso il centro, un altro pezzo però che si avvicina all'eventuale lato di re del nero, se questo vorrà arroccare. Ora comincia a diventare veramente calda la situazione proprio per questi motivi. Ehm, il nero gioca E5 in questa posizione. Ok, può sembrare una mossa in qualche modo adeguata perché... Comunque serve ad aprire la diagonale per questa alfere tuttavia blocca la diagonale dell'alfere campo scuro e apre la diagonale per l'alfere campo chiaro del bianco che appunto con la mossa e 6 non stava più vedendo fino alla casa f7 Infatti, dopo e 5 il bianco può avere alcune opportunità tra cui non sottovalutiamo l'avamposto che si viene a formare nella casa d5 l'alternativa poteva essere viceversa giocare h5 e vediamo poi a cosa servirà questa spinta proprio per evitare la spinta h5 da parte del bianco comunque dopo e5 il bianco torna su, un po' sui suoi passi giocatore a1 l'idea è quella di prendere controllo di questa colonna visto che il nero non ha ancora roccato quindi ha soltanto la torre a difendere. Se il bianco sposta l'alfiere, riesce a controllare quindi la colonna. L'alternativa qui, effettivamente, sfruttando proprio il fatto che non era stata giocata a H5, poteva essere spingere H5 a sua volta. A questo punto, chiaramente eh, la cattura non ci stava perché il nero si sarebbe aperto completamente il lato di re. D'altra parte anche la spinta provocherebbe ulteriori debolezze nelle struttura del nero che ora avrà anche la casa F5 debole pronta per diventare un avamposto del bianco. Comunque, torre a1 <coughs> e alfiere E6. Ok, aperta la diagonale, l'alfiere cerca di contrastare uno dei pezzi forti del bianco che sta mirando dritto dritto nel cuore delle difese del nero. Anche in questo caso però viene lasciata la possibilità al bianco di giocare a cascino. Questa volta non se lo fa dire due volte. Infatti non c'è pericolo per ora nel cambio di questo pezzo, visto che ehm, favorirebbe semplicemente lo sviluppo della torre. Inoltre non c'è neanche pericolo di rimanere inchiodato perché comunque la torre retrostante è difesa dall'altra torre. Ok, come previsto, il nero deve giocare G5 per evitare di eh, compromettere la propria struttura pedonale e ora Alfere C4. L alfere si toglie di mezzo, apre la colonna per la torre, quindi il bianco comincia a controllare questa colonna nero, non ha ancora arroccato quindi non può contrastare in alcun modo l'azione della torre bianca. E ci sarebbe da chiedere, vabbè, ma questo Alfere potrebbe essere preso e potrebbe creare delle debolezze nella struttura del bianco. In realtà non è proprio così perché dopo Alfiere per c4 segue Cavallo f5. Viene occupato subito uno degli avamposti. Da cui attacco contemporaneamente Donne Alfiere. Se l'Alfiere si vuole difendere direttamente con la donna che era minacciata, però segue prima di per c4. Ora è minacciato anche questo pedone. Eh, sembra che. La struttura del nero debba crollare da un momento all'altro se viene difeso con torre di 8, chiaramente il bianco può entrare in sesta con l'altra torre appena attivata. E ora questo cavallo è minacciato se si sposta, però eh, cade questo pedone. Insomma, qui il nero è messo veramente male. Non viene cambiato l'alfiere, ma il nero arrocca e sembra la mossa più adeguata a questo punto perché. Ora potrà portare una torre in auto per contrastare l'iniziativa della forte torre bianca. Però non sono stati fatti esattamente tutti i conti che la posizione meritava. Difatti qui il bianco ha l'opportunità che viene sfruttata di passare in vantaggio. Vediamo un po' proprio grazie al fatto che ora è arroccato, quindi una posizione in qualche modo possibilmente più aperta c'è una variante in cui il bianco riesce a forzare l'apertura delle difese del re avversario. Vediamo un po' se riuscite a vederla. Mettete in pausa il lettore se volete. Comunque qui Gilevich giustamente ha giocato un sacrificio con alfere per G5. Mossa veramente interessante. Qui chiaramente il nero o perde addirittura un pedone. Non ha contro giochi tra l'altro anche il cavallo ora è inchiodato sulla donna se accetta il sacrificio ora il non perde due pedoni il nero perché in caso di donna per g5 ci poteva essere l'idea di spingere in h6 ma non funziona perché eh, il nero riesce a dare questo attacco di scoperta sulla donna con scacco quindi se il bianco non vuole semplicemente perdere la donna la dovrà sacrificare sul cavallo e Qui chiaramente il nero è in vantaggio abissale di materiale. L'idea del bianco viceversa è di per il momento lasciare qui questo pedone, ma spingere in H6, e quest'altro pedone bianco diventa veramente una spina nel fianco. Ora sta attaccando l'alfiere, se non vuole essere semplicemente perso, si dovrà muovere come succede in partita in H8, e ora poteva esserci forse l'opportunità di giocare donna per G5 perché stavolta ora viene con scacco quindi il nero non ha tempo di, di giocare questa iniziativa però dopo Re H7 il Re è incredibilmente al sicuro si fa scuro di questo pedone avversario la donna non può penetrare e ben presto il nero potrà giocare ad esempio Torre G8 e contrattaccare sulla colonna semiaperta G viene quindi giocato invece H7 il pedone si viene così sacrificato, il bianco per l'altro pedone, però con l'idea di aprire questa colonna per l'attacco del bianco. E in effetti non ha tutti i torti perché qui chiaramente questo pedone viene preso e segue torre H5. Attacca sia questo pedone per ora nessun problema perché è difetto dal cavallo, ma ben presto l'altra torre giungerà in H1 e si creerà una batteria veramente letale per il nero. Qui, tra l'altro, il nero non può neanche pensare di ritirare il cavallo per anticipare la manovra della Torre contrattaccando, perché c'è Torre per g5. Ora il re, bianco è veramente, il re nero è veramente allo scoperto. Rombaldoni gioca viceversa, f5. L'idea è abbastanza chiara, quella di proteggere. Il cavallo con la donna, però, la donna è un pessimo difensore, specie contro due torri. L'altro problema di questa posizione è che si apre definitivamente la diagonale sul proprio re, ora c'è anche l'opzione di dare scacco da parte del bianco catturando l'alfiere in E6. Inoltre, questo pedone è un po' traballante perché è già attaccato da due pezzi bianchi, l'alfiere era inchiodato sul re, quindi non c'è questa opzione di cattura. E qui veramente c'è poco da stare tranquilli con il nero perché Gilevich, giocatore a H1, e ora veramente ci sono molte molte minacce del bianco. C'è sia la possibilità di catturare questo cavallo, il che attaccherebbe contemporaneamente Donne e Alfere, mossa probabilmente più pericolosa. L'altra è quella di sfruttare questa diagonale dell'Alfere campo chiaro, oppure c'è anche l'opportunità di catturare in F5. Vediamo innanzitutto come ad esempio torre F7 che sembra difendere il cavallo. In realtà non funziona, anche perché la torre si viene a trovare su questa diagonale. Qui, infatti, il bianco può giocare, cavallo per F5, attacca la donna e minaccia cavallo H6, probabilmente qui nello potrebbe sacrificare la torre, ma poi comunque perde materiale, perché eh, viene effettuata anche quest'altra cattura. Se il cavallo viene preso da Alfiere, cioè prima E per F5 e ora la torre è inchiodata perfettamente sul proprio re. È praticamente impossibile evitare la cattura del cavallo. Qui eh, la posizione del nero crolla. Ok, quindi per prima cosa il nero gioca B per C4, Alfiere per C4, andando a eliminare la preoccupazione su questa diagonale. Eh, però i problemi non sono finiti, perché cosa succede? Qui viene giocata D per C4 e le minacce più o meno sono sempre le stesse. Di cui la più preoccupante è quella di Torre per H7. Tra l'altro, c'è anche una possibilità di dare scacco con Donna D5, oltre sempre a catturare questo pedone. Ok, Rombaldone gioca a cavallo D4, prova a difendere questo pedone passando al contrattacco. Qui effettivamente ci poteva stare anche subito torre per cavallo però non c'è nessuna fretta prima il nero subisce il cambio del cavallo e per d4 e a questo punto cavallo per f5 il cavallo è posto in una posizione d'attacco attacca la donna e non c'è molto da fare perché chiaramente se la donna si sposta comunque eh, le torri entrano e catturano la h7 eh, qui Rombaldone tenta un po' un trucchetto e decide di sacrificare la qualità tra l'altro era ancora in vantaggio materiale quindi se lo può eventualmente permettere anche perché in caso di cattura immediata della qualità poi il nero si salva perché c'è torre b7 che difende il cavallo non sembra ancora difesa, perché il primo difensore è la donna, ma la donna può essere spostata in caso di cattura, guadagnando tempo con questo scacco. Qui è forzato il cambio delle donne, dopodiché il nero ricattura sempre dando scacco, quindi non c'è tempo di salvare questa torre. Dopo torre per E3, il nero passa in vantaggio, praticamente perché ora rimane con un pezzo in più, nonostante qualche pedone in meno non dovrebbe avere problemi a vincere questa posizione comunque sicuramente perlomeno patta ecco però che il bianco chiaramente non cattura questa torre proprio in vista del, del successivo problema gioca prima torre per h7 e chiaramente il nero deve prendere provvedimenti perché ora la donna è attaccata e attaccata anche l'alfiere quindi non c'è tempo di salvare questa torre chiaramente non eh, si può ritirare perché cade l'alfiere dopodiché insomma vabbè partita finita Ehm, viene quindi giocata al g7 che salva l'alfiere e copre la donna il problema ora è che non c'è più il trucchetto di prima di questo ehm, diciamo guadagno di tempo e il bianco si può permettere di catturare la torre e qui la situazione di rombaldoni col nero è veramente disperata perché Dvirni ha già vinto quindi tecnicamente lo ha già sorpassato in classifica in caso di sconfitta Rimarrebbe secondo e Dvirni sarebbe nuovamente campione italiano come l'anno scorso, quindi eh, con una qualità e praticamente un pedone in meno senza nessun attacco tangibile in corso, qui il, il veramente nei guai. Ok. Comunque non si dà per vinto. Rombaldoni gioca questo pedone in B3 cercando di aprirsi immediatamente la strada per la torre. Qui il pedone viene preso, forse una mossa un po' troppo frettolosa da parte del bianco che effettivamente qui concede subito contro gioco alla torre avversaria che può giocare torre per B3. Ora comincia a esserci qualche problemino dovuto al controllo della casa E3 da parte del nero. Probabilmente avrebbe fatto meglio a giocare torre E1. Sì, viene lasciata in presa questa torre ma il nero non ha tempo di prenderla perché... C'è la donna attaccata. Tra l'altro, se la donna si sposta, dipende dove, poi la donna bianca potrà eventualmente in futuro entrare in G5 o comunque attaccare questa casa. Ad esempio, dopo donna F6, torre H5 salva la torre, ora c'è minaccia di cattura su questo pedone. Chiaramente il bianco rimane mh, in attacco in questa variante che okay, non è stata giocata. Giocata tuttavia, torre per B3. A questo punto, il nero può anche cominciare a sperare che questo pedone passato potrà creare qualche problema all'avversario. La mossa torre 1 viene giocata invece ora, però è troppo tardi. Al solito, qui c'è l'attacco sulla donna, quindi sembra che il nero debba spostare la donna dall'attacco della torre. E chiaramente non ha tempo di catturare la torre. Viceversa, il nero, tramite una combinazione tattica, riesce un po' a ribaltare la situazione, riportandosi in qualche modo in partita. La mossa giusta qui, forse, era torre 7 in H5, di modo da attaccare come nella variante precedente questo pedone. In caso di discesa della donna, sarebbero stati dei cambi senza grosse preoccupazioni per il bianco. Ok, quindi cosa succede dopo torre 1? Vediamo un po' se riuscite a vedere la mossa giusta, anche questa non facilissima da vedere, proprio cercando di sfruttare anche il fatto che questa torre è impresa, qui Axel ha giocato donna e 3 scacco, sembra una mossa azzardata perché semplicemente sembra che il bianco possa prendere la donna con la torre ed è quello che succede. Però qual è il problema di questa mossa? È che ora il nero può ricatturare di pedone, guadagna un tempo perché dà scacco. Quindi la donna prende. E probabilmente qui eh, Gilevich ha perso l'ultima mossa della variante, forse si aspettava aveva calcolato una cattura della torre. In realtà il nero ha di meglio perché può giocare al fiere d4. E cosa succede? Non importa quindi sacrificare la torre sulla donna perché la donna rimane inchiodata sul proprio re. Se il nero avesse catturato con la torre ovviamente sarebbe avuto il tempo il bianco di dare questo scacco per tornare in parità di pezzi dopodiché il vantaggio pedonale del bianco è eh, sufficiente a vincere. L'altra alternativa Piuttosto che catturare di torre, poteva benissimo essere catturare di donna, ma in questo caso eh, quasi peggio perché di per e 3 scacco, eh, il nero guadagna un tempo. La torre prende torre per B2 per evitare il cambio, anche scacco e si guadagna il tempo per catturare la torre in H7. Anche qui non se ne esce con un pezzo in più. Ok, però vediamo un po' un bilancio. Dopo questa variante, quindi torre per donna, D per E3, donna per E3 e l'alfiere inchioda la donna. Il problema del bianco è che ora non ha solo la donna attaccata ma anche la torre. Come fare per evitare problemi? Perché se venisse spostata ad esempio la torre per difendere la donna, seguirebbe prima torre per B2 che guadagna un ulteriore pedone, il re si deve spostare alfere per e3 torre per e3 e il vantaggio del bianco è ulteriormente assottigliato il bianco riesce a mantenere il pedone, un altro pedone di vantaggio giocando donna per d4 tra l'altro ora nella ricattura di pedone questi due pedoni sono ancora più difficili da difendere però Rombaldoni riuscirà a sfruttare questa apparente debolezza a proprio vantaggio difatti Ora il bianco deve salvare la torre e la gioca in D7 subito attaccando questo pedone. Sembra una mossa buona. Eh, difatti lo è perché eh, sì, il nero guadagna questo pedone con scacco, però dopo che il bianco sposta il re in G3 è costretto a tornare in difesa di questo pedone. Torre B6. Ora è abbastanza chiaro però quale sia il piano del nero, perché questo pedone è un perfetto scudo per la torre avversaria, quindi il pedone D4 potrà avanzare, eventualmente promuovere, specie ora che il re bianco sta cominciando a andare verso il lato di Re. Il bianco continua con la sua avanzata, Re G4 va a minacciare il pedone G5. Rombaldoni quindi continua con l'avanzata pedone D3. Ora questo pedone sta diventando veramente preoccupante, Ha solo due passi dalla promozione. Il bianco ha anche difficoltà a intercettarlo perché ormai è fuori dal quadrato, non ci può rientrare perché c'è il proprio pedone. Quindi, è un compito della Torre riuscire a fermare questo pedone. Ora, l'opzione più logica poteva sembrare Torre a 7, però è una mossa abbastanza passiva perché il bianco deve consumare un po' di mosse per andare a fermare questo pedone. Sembra che il nero possa ottenere del controgioco, ad esempio, andandosi a prendere questo altro pedone. Ecco perché Gilevich tenta un po' un azzardo e gioca C5. L'idea è abbastanza chiara, si attacca torre e pedone contemporaneamente, però se il nero prende con l'unico pedone a disposizione, segue torre per D3, dopodiché questo pedone cadrà facilmente, il bianco si trova con un vantaggio ehm, incolmabile, il finale ora diventa veramente facile. Il problema però è che chiaramente il nero non è forzato a prendere il pedone Rombaldoni gioca torre c6 con quale idea? l'idea è che se anche il bianco prende sia di pedone che di torre poi non riuscirà più a fermare il pedone d3 vediamo perché in caso di cattura di pedone il pedone va a creare uno scudo al pedone avversario quindi ora il nero spinge, il pelone non si ferma più. Se il pedone viene preso di torre, ancora c'è il cambio di torri e chiaramente il nero arriva, una mossa prima a promozione può fermare la promozione dell'avversario, che qui il nero vince chiaramente. Ecco perché a questo punto il nero è praticamente riuscito a ribaltare la situazione. Difatti, l'unico modo pratico con la torre per fermare il pedone D è quello di portarla in A7, ma ora non c'è più pericolo di cattura su questa colonna, quindi il nero può sdoppiarsi i pedoni e può sostenere la loro avanzata. Chiaramente, qui il nero ha un enorme controgioco. Ecco perché Gilevich tenta qualcosa di più subdolo e va a catturare il pedone G5 con il re. Qui viene spinto in D2 a un passo dalla promozione il nero sembra veramente inarrestabile ma ecco l'idea dell'avanzata del re bianco il re è un pezzo forte va in G6 minaccia matto e chiaramente quindi il nero non può promuovere ora rombaldoni però chiaramente evita il matto nell'unico modo sensato perché spostando la torre avrebbe perso prima questo pedone e poi la possibilità di promuovere e ora rinnovata minaccia di matto con questo pedone in F6, va a coprire questa casa, quindi c'è sempre matto con torre di 8. Però ancora il non riesce a fuggire in E8, va ora addirittura a minacciare la torre. E ora come si fa a fermare la promozione di questo pedone? Diventa veramente un'impresa. Il bianco giocatore a 7. E ora, attenzione perché ultima trappola tentata dal bianco, ora il pedone non si può promuovere. Sembra che non ci sia più pericolo, però se il nero promuove c'è addirittura matto. Difatti. Ad esempio, può essere giocata F7 scacco. Eh, chiaramente il re si sposta per bloccare la promozione, però torre 8 scacco riesce a rimuovere il re dalla casa di promozione e ora il bianco promuove in ogni caso il re si sposta ma dopo due mosse rimane chiuso anche dal proprio pedone, visto che donna e torre non possono intervenire. Un baldone si avvede di questa possibilità, gioca viceversa di per c5. Quindi aspetto un attimo, si crea questa eventuale casa di fuga per il proprio re e ora potrà eventualmente anche sostenere il proprio pedone. Quindi cosa succede? Viene dato questo scacco, ancora il pedone non può essere spinto perché ora che non c'è più il pedone di 6 nel mezzo è inchiodato sul proprio re quindi il re si sposta, di 7 sempre a coprire le eventuali case di ingresso che fermerebbero il pedone avversario e ora torre a 1 per fermare la promozione però è tardi perché nero spinge in C4 ben presto questo pedone arriverà in sostegno quindi anche se il bianco giocatore di 1 nero lo difende tranquillamente. Quindi unica opzione giocare regg 7 per poter spingere a sua volta il pedone in promozione. Però che succede? C3 E qui se viene spinto in F7 nero rientra semplicemente di torre e blocca la promozione. Infatti, anche se qui il bianco promuove, può sacrificare la torre sul pedone appena promosso e dopo C2. Chiaramente, questi due pedoni non si fermano più. Il nero vince facile con promozione. Quindi, prima torre a 7 scacco: vuole far rientrare la torre in gioco. Eh, torre C7 viene bloccata immediatamente questa iniziativa. E ora, effettivamente, che fare? Perché c'è sempre la minaccia di promozione? Il bianco prova a cambiare le torri, dopodiché il re ricattura, spinge in F7, minaccia la promozione. E qui che fare? In, eh, Rombaldoni promuove: perché ha promosso? Quindi se il bianco non promuove: Chiaramente poi il nero rientra e riesce a bloccare la promozione e poi se non altro promuove come minimo il proprio pedone C. Se il bianco promuove come avviene in partita c'è una mossa risolutiva. Non è facile vederla ma si basa su un semplice trucchetto, donna di 7 Qui o il bianco frappone la donna e quindi le donne vengono cambiate oppure se sposta il re in qualsiasi casa lo metta non potrà poi evitare il cambio di donne alla mossa successiva. Perché, ad esempio, se Re G8, donna di 8, la donna è inchiodata e verrà cambiata. Dopodiché, il pedone promuove. Pedone nero. Se Re, in qualsiasi casa, anche in sesta traversa, c'è comunque questo attacco doppio a donna e torre. Qui il bianco è forzato a cambiare, poi il pedone promuove. Quindi, chiaramente, Gilevich in questa posizione è stato quasi costretto a abbandonare ok quindi partita veramente entusiasmante complimenti al nuovo campione italiano Axel Rombaldoni anche complimenti per il grande sangue freddo non era facile in una situazione del genere riuscire a mantenere la calma addirittura ribaltare il risultato come ha fatto ok quindi noi ci vedremo con un prossimo video a presto e buone partite a tutti ciao ciao